Allora, perfetto. Vediamo un po' se è partita. Mi sembra di sì. Ok, sì, è partita, è partita. Partita anche sul cellulare. Signori e signori, un nuovo gioco. Un nuovo fantastico gioco. Majestic, The Card Game. Non ho mai giocato questo gioco. Ho visto alcune cose, un po' di cose ho visto. Ciao. Che caldo. Allora, Majestic The Card Game. Ragazzi, questa sarà una nuova serie serale. Quindi magari verso le 20, qualcosa del genere. Sì. È vero! Ti capelli giuro! no, però. No, i capelli no! Ah, ecco. Ok, allora ci chiamiamo sempre Mother, Father. Che tanto è il nostro nome ormai. Così. Mi piace Bubi! Loading Creators. Guarda, sto facendo una live. La live serale. Allora. La live serale, wow, siamo Sì. Perché saltati alla live serale. c'è quella Giornaliera. mattutina. Beh. Mattutina pomeridiana. C'è quella serale prima. Wow, ci ho progressi. Ma così almeno sono più attivo, cioè. Mamma, non ti lamentare, tanti compiti li faccio lo stesso, Ci manca. so che ti preoccupi per questo, però vabbè. Allora, tutorial Majestic The Card Game Alpha. Nell'alpha tutti possiedono le stesse carte, ma non tutti possiedono le stesse strategie di battaglia. Preparati a combattere. Costruisci i tuoi mazzi studiati per ogni plancia. Scala le classifiche a ranked. I primi 10 in entrambe le leghe vinceranno dei fantastici premi. Benvenuti giocatori, Audentes, Fortuna, Yubat. Ranked. Vittoria. Allora, se fai una vittoria, più 55 punti in classifica. E più un punto per ogni carta del proprio colore presente in plancia. Più un punto per ogni carta del proprio colore presente in plancia. Ah, ok. Quindi molto probabilmente, non sai perché tu metti. Ho capito che è un gioco di carte, quindi tu metti una carta e fa più uno, boh, non so. Sconfitta almeno 45 punti in classifica. Meno un punto per ogni carta conquistata dall'avversario. Ok, vabbè, non. Rare League, rarità giocabili. Comuni, non comuni e rare. Ah, ok, quindi questa qua è una lega, si chiama Rare League. Vabbè, si possono giocare carte comuni, non comuni e rare. Mazzo creature. 4 carte rare massimo. Senza carte doppie. Ok. 5 carte non comuni massimo. Si può usare una carta doppia per tipo. Ok, non c'è limite alle carte comuni, si può usare una. Ok. Mazzo equipaggiamenti. 3 carte rare massimo, senza carte doppie, 3 rare. Ok. Dai, ci devo abituare. Legendary League. Rarità giocabili, mettono le epiche, le mitiche e. Oddio, no. Come hanno scritto leggendarie? Hanno scritto leggendarie con una C. Vabbè che sto gioco è in alfa, però non mi puoi sbagliare sta roba, cioè. Vabbè, ammazzo creature. 3 carte leggendarie.
Ok. Vabbè, diciamo che insomma, privata, sfida un amico di Steam, creato partita personalizzata, allenati con i tuoi amici. Questa modalità non prevede... Ok. Esempio carta. Valore carta 9, 6, 5, 4. Ok, quindi tipo nord, est, sud e ovest. Cornice carta. Oppure comunque sopra, sotto, destra, sinistra. Cornice carta. Ci sono diversi aspetti per la cornice. Alcuni si ottengono gratis, alcuni si acquistano in gioco. Ok. Poi abbiamo qui una carta che si chiama Jack Norgrave. Cioè la rarità, ah, vedete, qui comune bianco, non comune verde, rara blu o azzurra, epica viola, mitica rossa, leggendaria arancione. Elemento. Alcune carte non hanno elementi. Alcune carte hanno un elemento. Le leggendarie hanno due elementi. Elementi: aria, acqua, elettro, terra, fuoco, luce e ombra. Perché chiamarle energia e non elettro? È più bello. Vabbè. Valori delle carte. Passa sopra il quadrato in game per vederne il valore. Ok, quindi la M vale 10, la A vale 11, la Jack vale 12, secondo quale logica. Ah, Majestic! M vale 10, A 11 e così via. Elementi card, sì, ma aspettate. Elementi carte. Le carte con elemento hanno uno per i quadri qui presenti che corrispondono alla pietra elementale presente in plancia. Ok. Esempio equipaggiamento. Gli equipaggiamenti arma si possono assegnare solo alle creature del proprio colore. Sia a mano che già posizionate in plancia. Gli equipaggiamenti si possono assegnare solo alle creature del proprio colore. Cosa vuol dire sta roba? Ogni equipaggiamento arma può diminuire e aumentare i valori di una carta, quindi casuali. Mettere da 1 a 3 equipaggiamenti nello stesso turno su una più carta creature. Ricordate di farlo prima di posizionare la ok. Gli equipaggiamenti arma sono presenti gli scudi elementali che danno alla creatura l'elemento che li caratterizza da sputare in plancia. Se per il buff che per la collisione elementale la creatura Lubak ha quindi ottenuto elemento aria. Ok, quindi ad esempio se io non ho allora, se io avessi una carta non elementale, io posso assegnare uno scudo, quindi può essere anche ombra volendo, e quindi lo buffo. Però non ho capito qua, ragazzi, alle creature del proprio colore, che senso? Vabbè, vedremo poi. Intanto 17 pagine di tutorial. Fase 1, la scelta del mazzo. Si hanno 30 secondi per scegliere uno dei mazzi precedentemente costruiti. Ok. Il mulligan. Mentre si vedono 5 carte creature lette carte equipaggiamento pescate dal mazzo con cui si affronterà la partita, si hanno 30 secondi per scegliere. Oh, ok, quindi tipo Aston. Le carte cambiate faranno pre. Ok. Il potere elementale. Si hanno 30 secondi per scegliere quale potere elementare tra i 7 si vorrà utilizzare. Ogni potere elementare ha una sua particolare abilità. Potrà essere usato solo una volta per partita. Ogni potere elementare. Ok, fase 4, scontro. Ogni turno scontro dura 60 secondi. Il termine di un turno è decretato dal posizionamento di una carta. Di una carta! Di una carta creatura in plancia.
Equipaggiamento, potere elementare si devono usare prima del... Madonna, ma regà, ma è scritto malissimo sto gioco. Si possono mettere tutti e tre gli equipaggiamenti sulla stessa creatura. Aspettate, che devo leggere. Termine di rottura è decretato dal riposizionamento, magari. Ok. Equipaggiamenti a potere elementare si devono usare. Ok. Si possono mettere tutti. Ok. Si può usare il potere elementale solo prima di aver piazzato la creatura. Ok. Vabbè, diciamo che si fa. Poteri elementali. Si hanno 30 secondi. Ok, vabbè, questo abbiamo capito. Fuoco. Piazzabile sugli slot liberi o sulle creature in plancia. Se piazzato su uno slot libero nel turno giocato ci sarà un malus di meno 1 a tutti i valori della prossima carta giocata. In quello slot. Nel secondo turno i valori della carta rimarranno con il malus di meno 1. Nel terzo turno il malus diventerà di meno 2 su tutti i valori. Oh. Ok, quindi questa qui è più tipo strategia. Ok, va bene. Terra. Piazzabile solo sulle proprie carte in mano. Prende la carta del bersaglio del potere immune a tutto fino a... Ah. Cioè, quindi è imbattibile. Ok, questa è OP come cosa. Piazzabile solo sugli slot liberi in plancia. Rende lo slot... Scusate, ma sto malissimo. Rende lo slot bersaglio bloccato. Quindi in quella posizione non si potrà giocare nessuna carta. Ah, ok. Vabbè, dai, anche questa. Luce, piazzabile su tutte le carte, sia tue che avversarie. E sia in mano che in plancia, la carta avversario avrà buff di più 1 su tutti i valori. Ah, ok, quindi con quella luce è possibile misclicare. Benissimo. Ombra, piazzabile solo sulle carte posizionate in plancia. La carta bersaglio viene spostata in un'altra posizione. Casuale della plancia. E se nella nuova posizione è presente già una carta, le due si scambiano di posto. Ah, figa questa. Acqua, piazzabile solo sulle carte nella mano dell'avversario. Rende la carta avversario non giocabile. Anche questa qui. Elettro, piazzabile su tutte le carte, sia tu che avversario in mano. Scatena una collisione elementare. Valori sulla carta bersaglio ruotano in un senso orario. Da un minimo di 1, ok. Vabbè, non è che ci ho capito tantissimo. Non so che cosa sia la collisione elementale. Valori sulla carta bersaglio ruotano in senso orario. Ok, capito. Da minimo, ok, capito. Allora, plancia. Rosso, blu. Profilo giocatore. Le creature. Durata del turno, equipaggiamenti, lo potere, allora esiste il potere si può utilizzare. Ah, ok, quindi dobbiamo usarlo entro 3 turni. Scusate. Il giocatore può capitare casualmente nel lato rosso o blu. Rosso inizia sempre per il primo, blu inizia sempre per il secondo. Però non vale, dai, dovete fare pari dispari, ma che è sta roba? Plancia, elemento portante. Se una carta ha lo stesso elemento portante, prende più 1 su tutti i valori, qualsiasi slot sul campo di battaglia. Che vuol dire? Wolf? No, aspetta. Ah, ok. Quindi l'elemento portante viene fatto a caso. E quindi se...
se lo metto da qualche altra parte, cioè, se io mettessi una creatura di tipo ombra, vuol dire che metto più uno sia cioè sui quattro cosi, ok. Poi, qui, informazioni plants, allora, slot senza elemento. Perché se l'emote va bene, elemento in plancia. Se la carta è piazzata allo stesso elemento, prendo un buff, ok. Quindi, lo stesso elemento. Ok, quindi se io mettessi qua acqua e qui aria, se io mettessi tipo una creatura, boom, più uno a tutti. Se l'elemento è diverso si scatena la collisione elementale. Ma che vuol dire? I valori della carta ruotano in senso orario, per massimo di qualcuno. Ah, ok, la collisione elementale serve. Regola di conquista. Punteggio incrementato, carta piazzata, perfetto. Ah no, aspettate. Carta piazzata del giocatore rosso. Ed è Narlos con 8, 3, 4, 1. Nessun elemento. E quindi un punto automaticamente diventa mio. Teggio incrementato blu, teggio diminuito rosso, ok. Carta piazzata dal giocatore blu. Solo quando una carta viene piazzata sulla plancia di un giocatore si scatena la meccanica di conquista. Se il numero in carta piazzata è superiore. Ah, ok. Quindi è come se fosse una battaglia, figata, figata, mi piace, mi ispira questo gioco. E poi qui. E qui perché lui ha messo. Allora, qui 3-1-4-8. Ma non è che si è tipo. Ha messo team. Ah sì, beh, vero. Eh sì, ha messo. A team 8-4-3-1, perfetto. Poi però leggiamo, non so. Carte conquistate possono scatenare una catena di conquista. Quelle altre già possedete. Ok. Regole di conquista. La carta piazzata dal blu conquista il Nablos. Non si scatena la catena perché Nablos possiede un valore. Ok. A posto, dai. Qui la leggenda non mi interessa. Allora. Play. Dai, ragazzi, facciamo un paio di ranked, però, boh. Rar League. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Allora. Noi abbiamo Brutus, Purnia. Ah, vedi, posso cliccare. Un po' cos'è qua? Blue Side Moon. Non posso cambiare. Ah, no, che oddio, aspettate. Vabbè. Qui Mulligan 3-3. Allora, questo mi sembra piuttosto scarso. Anche questo, neanche questo. E poi, boh, Sbocchiar. E anche se team. Ah, solo una? Allora, Sbocchiar, vai. Vediamo un po'. Se magari capisco. Allora, c'è Kyoganger. Che tipo energia qui, Earth Coming Soon, ok, è locata. Allora qui, allora abbiamo detto Malus, qui, vabbè, a sto punto prendiamo questa, dai. L'acqua che è la cosa che ricordo di più. Allora qui c'è un elemento aria, mi pare sia. Mi pare sia un elemento aria. Ok.
Allora, tocca a Serial TV Killer. Ah, queste sono le sue carte. Ok. Ah, cacchio, partiamo già bene. 4-4. Oddio, aspettate. Ah, qui metto Hammerwin a trial. E poi faccio così. E conquisto, è semplice! È semplice! Semplicissimo! Troppo easy. Adesso qui, volendo, lui potrebbe farmi Triar 7, perché comunque, però qui 1. E io ad esempio, ah, però aspettate. No, che scemo! Potevo bloccare Triar. Ah, me l'ha messo a. Cacchio, ho sbagliato. Allora, 1, 7, 4. 4, 7, vai qua. Però scusate, ma io volendo posso usare questo e posso bloccare Bormia. E metto Dominator qua. Mamma mia, che forte! Che forte che sono! Che forte che sono! Sono proprio forte! Perché lui adesso. Ah! Potrebbe farmi Marus. Però io potrei fargli. Evidentemente Yostun. Che tanto c'ha 6. Tanto io gli ho bloccato Burmia. Che se non mi sbaglio era 6 sopra. Adesso lui, l'unica cosa che potrebbe fare è mettermi. Ok, non so cosa stia facendo. 3, 1, 5. Non so che mi ha fatto. 3, 1, 5. Vabbè, scusate, a sto punto faccio così. No, che sfiga. Vabbè, devo per forza mettere lui. Ma a sto punto. Mamma mia, mi sta piacendo un botto questo gioco. Mi sta piacendo. Ma oddio, il mouse dove l'ha messo? Ha sprecato. Oh no, forse. Non l'ha neanche messo. Ha comunque Burmia. Era 6 di là, quindi volendo può anche farmi questo qua. 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 Oddio. È un casino, perché? Culo! Beh, l'abbiamo vinto, ragazzi. L'ho praticamente stracciato. La mia primissima partita ho stracciato Serial TV Killer. L'ho stracciato. Sì! Mamma mia! Mother father! Detto anche Mario! Oddio, non so se si può tipo cambiare. Leaderboard! Vediamo! Around me! Sono 243esimo! Mica male!
Mica male. Beh, dai, ragazzi. Top 100, Top 100. Veramente facile, facile. Dai, Rare League a sto punto facciamo. Rare League top 1. Top 1 in Rare League. Enoron. Io qui non ho capito bene. Molto probabilmente. Utrei. Ah no, vai! Kyoyang scelgo. Ah, non ci è apparso. Allora, via Yostun per ora. Fasim è molto forte. Grish via. Amumer e via Settima. Vai, confermiamo. Ah, Onishell. Oddio. Vai, sempre, sempre acqua. Non so, mi gusta. Allora, Sir Gabriuz. Tat di Willirn, you suck. Ok. Allora, io direi. Qui facciamo proprio di già. Lathmaros, partiamo benissimo. Perché comunque, vabbè, volendo... Ah! Cacchio, che scemo! Potevo bloccare Grish! Ma no! Ma no, giusto! È giusto! Ok, no, 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 scusate! Pensavo di aver fatto un errore. Comunque, io bloccherei subitissimo Dominator, forse Grish. Forse anche... No, Kyogianger... non lo so. Però c'è anche... Ok. Mazmat. Potrebbe mettermi il malus di fuoco. Potrebbe essere magari un problema per Marus. O per Brutus. Allora, collisione elementale. No, vabbè, che sfiga. No, vabbè, che sfiga. Allora, aspettate. Ragioniamo bene. 5-5. Allora, blocchiamo. Allora, blocchiamo. Onishell. Blocchiamolo. Oh, ragazzi, ce la giochiamo qua. Forse ho sbagliato, forse. Anzi, no, no, no. No. Non ho sbagliato. Assolutamente. Perché comunque, se mi mette Grish accanto a Marus, vabbè, mi prendo solamente Marus. Però comunque il mio Onishell non lo prende. Ok, io gli ho bloccato... Non mi ricordo chi. Cacchio, però... Kyogre è un problema. Bisogna assolutamente evitarlo. Dobbiamo assolutamente evitarlo. Ok. Ma scusa, ma che senso ha? Ah, cacchio. Entra su Discord. Non posso, sto giocando! Non puede! Non puede! Allora! Cacchio! Qui 9, ok! Facciamo così! Anzi, aspettate! Hammerwin! Così per sicurezza! Ah, vattela pianer culo. Vattela pianer culo, va. Sto facendo una live.
Guarda la pianta del culo, Sintiaprius! Mamma mia, tanta roba, tantissima roba! Ah! No! Aspettate, ho sbagliato! 3, 3, 4, 4. Boh, vediamo un po', botto, dai. Botto, portami fortuna, botte. Lo sapevo. Vabbè. No, malus. 2, 2. Vabbè, va, andiamo qua. Ah, pensavo proprio di farcela, ragazzi, non so. Boh, comunque hai vinto proprio tutti. Ma c'è una chat, eh? No, però sono l'emot. Ah, beh, posso arrendermi. Vai, vai, confirma, non me ne frega. Arrendere. The game, ok. Tanto, abbiamo perso. Ok ragazzi, allora io vado un attimo sul mio Discord. Oi Manu. Oi. Allora sto facendo una live su un gioco attualmente in pre-alpha. Si chiama Majestic The Card Game. Però devi chiedere. Conosco uno che comunque forse ti fa ti dà una key gratuita. Allora, ti dico, a prima vista è bellissimo, cioè qualcosa di fenomenale. Devi saper giocare comunque, però figata. Allora, vabbè, comunque devo andare a mangiare. Ok, va bene. Via Arachnog. Vediamo un po'. Chi resta su Discord? Ok, allora, stavolta dai. No, prendiamo. Poi cos'è? Draghi al 3. No vabbè ragazzi, mi piace più l'acqua. Non c'è niente da fare. Nada de nada de nada. Ok. Allora, prima partita persa di brutto. Seconda partita, cioè no, aspettate, prima partita vinta di brutto. Seconda partita ce la stavamo a fa quasi. Allora, vediamo un po' questo Mark. Mark c'ha Kyogang, ecco, lo sai, ma io ci avrei scommesso tutta la vita. E io sapete cosa faccio? Hammerwin su Gimather, che tanto è di tipo fuoco. No, no. Anzi, sì, facciamo una cosa, vai, così non mi interessa, vai. Vai, non mi interessa proprio. Via, così, a cacchio duro. Manu, io me ne vado, sul Discord. Ok. Allora, molto probabilmente ho fatto una cagata pazzesca, però vai Marus. Ella. 5, 3 7, 3, 1,
Allora, blocchiamo. Blocchiamo Triar. Ok, bloccato. 3, 1, 4, 5, 5. Boh, ci proviamo, dai. 6. Dio, qui c'è il malus, però. Vabbè, mettiamo qua, dai. Vediamo un po'. Sì, arrivo. Vabbè, tanto si sa, è troppo scontato. Ha vinto Mark. Vabbè, molto probabilmente devo bloccare prima Kyoganger. Però nice. Sì, arrivo! Vabbè, surrender. Ragazzi, ci vediamo tra poco. Ciao, ci vediamo tra poco.
Ok ragazzi, rieccomi qua. Rieccomi tornato dopo una mezz'oretta circa. Ok. Dai. Allora, vediamo un po'. Allora, facciamo sempre rally che dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare. E poi magari più tardi, episodi più tardi, comunque. Ma se io potessi scegliere, ah, non posso scegliere. Ok. Mettiamo Terrier, vediamo un po'. Se non... Io toglierei io Team. Poltrol. E poi Sbocchiara, toglierei anche. Molto bene. Molto bene, mi piace. Boh, questa qui può essere vabbè. Per questioni di tempo comunque mettiamo questa qua. Look at this hook. Ok. Allora. Non saprei che fare. Mettere magari. Gazzerei proprio qui. 4 a destra e 3 sopra. Vabbè, certo, ovviamente può farmi ad esempio trial. Ok, trial lo metterà, perfetto. Poi dunque 6. Aspettate. Qui 7 1 3. Vediamo un po'. Qui 8 di qua. Ok. Avrei comunque forse dovuto bloccare Fasim. Ma non lo so. Ah, ok. Ho capito. Quindi l'ombra. Aspetto. 4, 3, 5. Vabbè, fondo in fondo non cambia niente. Però oddio, forse possiamo mettere qua Kyoganger. Aspettate però, blocchiamo. Blocchiamo Gimazar. E mettiamo questo qua. Ok. Look this hook. Può farmi semplicemente Burnia. No, cacchio, che scemo, dovevo bloccare Burnia. Non ci avevo pensato. O comunque, boh, lì posso provare Tryhard, però, boh, non lo so, ragazzi. No, no, è una serie difficoltà. Comunque, boh, io metterei Burnia comunque qua. Almeno 6. Però boh, Triar 7 comunque non cambierebbe assolutamente niente. Azim? Ok. E quindi mettiamo, vabbè, qua.
Vediamo un po' se ci esce di culo. 6. Oh, proviamo a metterlo qua, vediamo un po' se cambia. Uno. Qui vabbè, qui basta che mi mette Borgna. Ah no, mette G-Mother? Cacchio, ho perso. No, ragazzi, è persa. È brutto? Mannaggia, siamo a 3 perse e una vittoria. Sì. Questo gioco sembra Aston. Sembra Manu, hai detto proprio bene. Sembra. Però in verità ha tipo caratteristiche molto diverse. Allora, qui Grish via. Anche Anumer. E via Sbocchiar. Non so se effettivamente si si possono modificare le carte. Allora, dai, direi di provare l'ombra. Direi di provare la palla d'ombra. Nashel. Allora, qui mi viene da fare una cosa. Ovvero, se io ci vedo abbastanza bene sulla plancia, ci dovrebbero essere quindi due gemme d'acqua e una di fuoco. Ah, vedi. Oh, Matteo Caissi! Matteo Caissi! Allora, ho qui partiamo così. Matteo Caissi, ragazzi, ho peccato! No, ragazzi, voglio sconfiggerlo! Voglio sconfiggerlo! Sì, posso vedere la reazione, cacchio! Sta battendo forte il cuore. Allora, io qui direi di giocarmela un po' così. Forse far botto? Anzi no, giochiamo questo qua. Giochiamo. Oh Manu, vai sulla live di Matteo HS, per favore. Vai sulla live di Matteo HS, voglio vedere. Voglio vedere la sua giocata, ragazzi. Mamma. Oddio, che emozione. Che emozione. Ragazzi, è un'emozione, è troppo forte. No, cacchio, qua mi ha fregato. Non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Oddio no! 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 Cacchio, mette Grish! Mette Grish a... a destra! No, mette Grish a destra! È finita! Voglio... No, raga, io vi giuro voglio batterlo! Voglio batterlo, non me ne frega niente, Matteo è HS. Oddio, cosa mi fa? Poltroll. Non... Sì, 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 godo, godo. No. No. Che faccio? Ti prego, ti prego. Dimmi che ho battuto Matteo HS. Devo solamente sperare questo. Ho vinto. No, aspettate. L'Equip non ce la fa lo stesso. No. No, 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 no. Non ci credo. Dai, ti prego, ti prego! L'ho battuto! L'ho battuto! Non ci credo! Ah! Ti è Matteo! Ti è! Ti è! Ti è! Non ci credo! No! Io ti voglio vedere la sua reazione, per favore! No! Oddio, che emozione! Che emozione! No, aspettate, vi prego! Vi prego, voglio sentire che cosa dice! Ti ho battuto! Sono in live, bitch! Ah, oddio! Hanno proprio fatto un bel... Sono emozionatissimo! Majestic, questo Majestic. Consiglio di svilupparlo su smartphone. È ancora in alfa, ragazzi, non è un logo. Andate. È ancora in alfa. Nella Mario mia live. Gaming 110. Ma per la che per la key, allora, elastico fantastico, elastico dovrebbe, nonché Roberto, dovrebbe mandarti la key in privato, in teoria. In teoria, poi in pratica non lo so. Comunque, Pasquale 1, allora, ragazzi, in diretta, voglio vedere se però c'è. Ve lo giuro. Solo sono emozionato un botto. Che ho fatto io un po' a caso per provarne un po' tutte. Sopra, se tu clicchi su leggendario default, ti fa proprio. Vabbè, adesso siamo a Mulligan. Ti consiglio di Mulligarle. Allora, vai, 3 minuti e 42. Mi piacciono, non so. Ok, ecco. Hai avuto. Che giocato ho fatto? Buzzerei non mi piace e questa nemmeno.
Tengo solamente Grimazer. E levo tutto il resto. Ok, quindi aveva tenuto Grimazer. Dio cane vincevi. Non vincevo con Dio cane. Gris. Lui come elemental power. Ma no, vediamo un po' che cosa prende. Prendo questa qua che gira quasi quasi. Ok. Non dice niente. Non dice. Oh, voglio vedere le mie giocate. Ora che il 1000 posso Eliseri, ma Poretta, perché gli devi rompere il cazzo a Eliseri, Poretta? Allora, vediamo un po'. All'opponent. Vabbè, vedi un po' che figa che c'è. Grande Matte! Io un culetto così non lo vedevo da... Non lo vedo da tanto tempo. Vediamo un po' che scrivono gli utenti. Allora, lui mette di Matter. Però che scema, effettivamente poteva metterlo sul... sul coso. Allora, vediamo un po'. Vediamo che mosso ho fatto. Ma vai tranquillo, Ragmi, lo so che trolli, lo so. No pacci se pesco pale porco diavolo! Ok, io metto Fasi in alto a destra. Vediamo un po' Matteo. Voglio vedere la sua reazione. Se la metto qua mi inculo. Aspetta, vediamo. Io... Ah sì? Non mi cura perché c'ho questa. C'è Gris, eh? Madonna, allora, che... Lui sì, è vero, può mettere questa qua in mezzo e fare un sacco di casini, però... Ma World of Warcraft lo riprendi, Rob Dest? Sì, ho intenzione di riprendere anche World of Warcraft, a metà agosto però. Poltrol, avevo messo l'arma su Poltrol. Zoomare, è impossibile. Fatto così? No, la pubblicità, ma va a fare. La coppia divina. Uno vivrà. E uno morirà. Dai, vediamo. World of War, sei debole sotto, ma te, ma che sono debole? Io non so debole. Allora, vediamo. Forse lui avrei messo Marus qua. Marus sulla... sulla seconda colonna dove non c'è la gemma di fuoco. Oppure no, Poltrol no, però comunque avrei messo qui. Eravamo tipo a 6 qualcosa. Sempre 6. Che sì. Lui mette Grish 1, 6. Se pesco pale, porco diavolo! Però sì, è vero, sono debole sotto. Sono debole sotto. Forse dovevo girare altri elementi. Sono debole sotto. Vediamo. Ragazzi, ho battuto Matteo HF. Sono io, motherfucker. Mi raccomando, cliccate un follow. Condividete perché qualcosa. Cioè. Questa partita è stata qualcosa di veramente troppo, e dico, troppo epico. Cioè, ragazzi, l'ho distrutto. Lui a sto punto non può far niente. Cioè, l'ho proprio bloccato.
Almeno che... Io qua ho perso. Magno questo pezzo di cazzo! E qua praticamente ho perso. Te ne accadi solo ora. Perché meno male che non ho usato l'ombra. No pacci se pesco pale porco di uovo! Baciate! Ha perso sì, Ho perso, vabbè, GG per lui. Buono! Cioè, regà, 3, 4, 5, 7, 8! Ho fatto il culo! È la forza del culo, Matteo, la forza del culo col cappiano! Mother Father, Flamer Drop, LOL, non lo vedo da tanto tempo! Tomba sul culo! Sto Mother Father, Twisted dopo Pumps! Che palle sto... Oh, vabbè. Devi piazzare le carte giù per coprire i queen, ma... ma regà, sono troppo forte io. Debole in tutti i sensi, Matteo, vabbè. Adesso, raga, Discord... Discord di Matteo HS. Tanto non me ne frega niente. Tanto non me ne frega assolutamente niente. Ah, però non c'è qua. Vabbè. Via così, vai. Altre partite, vai. Mamma mia, io ho fatto il culetto, io ho fatto. Ciao, come hai ottenuto la clay direttamente dal Wolf? Io conosco un fornitore che si chiama Clapperone. Cerca su Twitch, seguilo e fatti mandare la clay. Io l'ho ricevuta esclusivamente da lui. Basta. Da nessun altro. La schermata è bloccata. No, in che senso è bloccata? Che vuol dire bloccata? Non è vero. Vabbè. Qua, perfetto. Allora, Kyo Younger. Allora, vediamo un po'. Via Grish, non mi piace. Arachno che potrebbe essere utile, anche Poltrol. Allora, via Suits. E via sto punto. Ah no, che è solo una. Ok, e qui... Boh, solo Grish. Sì, dai, cambierei solamente Grish, dai. Ok, Pilarkov, già va meglio. Latmaros. Signori, proviamo questa, dai. Proviamo questa qua. Tanto questo gioco mi ispira, mi piace. E comunque se tu non avessi sentito Andrea Bosco 00, io ho ricevuto la clay Ok, esclusivamente da Clapperone. Cerca su Twitch. Allora, io metterei Arachnog qua. Aspettate, però G-Mother uno sotto. Quindi ok, ci sta. E qui a sto punto non mi può battere nessuno.
perché comunque qua è 8.